Prima di capire il perché della difettosità delle lampadine a LED, anche di marche note, che dopo poco tempo iniziano a lampeggiare, a non accendersi, a rimanere semiaccese ed a perdere luminosità, bisogna fare un passo indietro nel tempo. Leggenda narra che durante una tempesta di fulmini in un villaggio croato nacque il piccolo Nikola Tesla. La storia invece ci dice che per tutta la vita giocò con l'elettricità, riuscendo a creare prima di altri apparati per la distribuzione di massa della corrente alternata a grandi distanze, perdite di energia minime ed efficienti motori ad induzione che in pochi decenni portarono radicali cambiamenti nella quotidianità di milioni di persone nel XX secolo. Nonostante ciò, morì contornato dai suoi amati colombi, incredibilmente in miseria in una camera di hotel a New York, triste per non essere riuscito a realizzare il suo fine ultimo di trasportare ovunque energia illimitata, gratuita e senza fili. Per ora non c'è riuscito nessuno, quindi anche nelle case del paesino più sperduto in Molise si continua ad utilizzare la corrente alternata, trasportata a migliaia di volte per centinaia di chilometri su cavi appesi a massicci tralicci. La corrente a 220 volt a 50 Hz che normalmente arriva nelle case italiane scorre sul cavo di fase, solitamente marrone o nero o grigio, ed esce dal cavo neutro, di solito celeste o blu. Negli impianti è presente anche un cavo di messa a terra, di solito giallo-verde, collegato a tutte le masse metalliche per evitare, in caso di malfunzionamenti o anche fulmini che potrebbero investire l'edificio, pericolose differenze di potenziale che potrebbero folgorare qualsiasi essere vivente. Se l'impianto elettrico è stato fatto a regola d'arte, basterà fare riferimento ai colori dei cavi, ma in ogni caso controllare dov'è effettivamente il cavo di fase con un cercafase è un'ottima cosa, visto che essendo il cavo a potenziale maggiore che porta la corrente è quello più pericoloso. Il cercafase di solito ha forma e funzionalità di un giravite con all'interno del manico trasparente una piccola lampadina in serie ad una elevata resistenza, collegate al gambo metallico del giravite ed ad un tappo metallico posto alla sommità del manico. Se si tocca un cavo di fase con la punta del giravite e del tappo metallico con un dito, si avrà una piccolissima corrente che sarà in grado di accendere la lampadina interna al manico, ma innocua per gli esseri viventi. Attualmente la quasi totalità degli elettrodomestici sono controllati da circuiti elettronici che però funzionano in corrente continua, come ad esempio le lampadine a LED che contengono un circuito elettronico per ridurre e raddrizzare la tensione d'esercizio. Tale circuito, se costantemente alimentato dalla fase, andrà incontro ad un prematuro deterioramento. Dunque, per un ottimale funzionamento delle lampadine LED sarà opportuno che la fase vada sempre sul contatto sulla base ed innetro sulla filettatura metallica, in modo tale che aprendo il circuito sulla fase non vi sia alcuna differenza di potenziale che possa generare dannose correnti parassite. Ciò è quello che avviene negli impianti a norma, ma se usiamo lampadine portatili da collegare tramite spina alla presa elettrica, a seconda del verso in cui la inseriamo, la fase potrà finire sul contatto alla base o sulla filettatura, anche se con le vecchie lampadine ad incandescenza non creava problemi. Una volta verificato col cercafase che sulla base dell'attacco della lampadina arrivi effettivamente la fase e che dunque ad interruttore aperto non vi sia alcuna fase né sulla base né sulla filettatura, sempre che l'interruttore sia stato posizionato sul cavo che porta al contatto di base, basterà contrassegnare spina e presa in modo tale da avere un riferimento per non invertire fase e neutro sul portalampade. Fatto ciò, le circa 50.000 ore di vita operativa media della lampadina a LED potrebbero non sembrare più un sogno. D'altronde è risaputo che ai produttori interessa farceli comprare in eterno, mica farceli durare un'eternità. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao.